Benvenuti a tutti, buonasera, ci organizziamo. Sempre gli stessi siamo. È importante il nome, si deve essere più forte del mio. E quindi possiamo iniziare con la presentazione della nostra prima squadra. Inizierei dal numero uno dei numeri uno, Claudio Scognamiglio. Portiere non essere finito. Ciao Dennis, due parole di te. Niente, faccio il geometra e sono a Ventimiglia da sei anni e dalla promozione e niente, qui sto benissimo, c'ho mai un rapporto d'amicizia con tanti miei compagni e niente. Obiettivo di quest'anno, Claudio? Obiettivo di quest'anno io spero di portare tanta gente al campo a vederci, perché questo è una conseguenza dei risultati, quindi vuol dire che stiamo facendo bene. Grande Claudio! Di fianco a un cavaliere, un grande scudiero, Andrea Bevilacqua. Come ti chiami? Enrico. Benvenuto Enrico. Anche a te Andrea, parlaci un po' di te. Niente, buonasera a tutti innanzitutto. Sono da 2 anni che ormai sono al Ventimiglia e spero di quest'anno di togliermi tante soddisfazioni con i miei compagni e tutti quanti. Nella vita cosa fai Andrea? Faccio l'impiegato, lavoro con il computer in un ufficio. Obiettivo di quest'anno Andrea? Far bene, far divertire la gente al campo e insomma proporre un bel calcio. Grazie Andrea. E a completare la squadra dei portieri il grande Paolino Serpe. Paolino, anche tu, a te ti conosco un po' meglio, eh? Avevi solo 7 anni. Lavoro con la ditta di mio padre. E obiettivo di quest'anno, Paolino? Vincere il campionato. Grande Paolo! Ed ora vi presentiamo i difensori. Il nostro avvocato in erba, Maurizio Alberti. Dai avvocato, non essere timido. Come ti chiami? Karim. Benvenuto Karim. Mauri, ho svelato il tuo mestiere. Però allora, praticante avvocato e spero di diventarlo il prima possibile. Te lo auguriamo. Tuo obiettivo di quest'anno Maurizio? Fare sempre meglio, sempre meglio. È meglio dell'anno scorso che personalmente ho giocato pochissimo, quindi. Quest'anno ci darai tantissima soddisfazione e siamo tutti sicuri.
Uno dei nostri giovani, una scommessa vinta lo scorso anno, Lorenzo Serra, detto il guerriero. Grande Lorenzo, dai, perché non sei timido per niente. Mi chiamo Lorenzo e quest'anno non lavoro, cerco lavoro. Ragazzi, Ale, alzi la mano, garantisco io per lui. E niente, quest'anno cerchiamo di fare il meglio possibile e di vincere il campionato. Grande, grande. Ed ora un pilastro della nostra difesa e della società Ventimiglia Calcio. Da tantissimi anni con noi, Michelino Mammone. Gabriele! Grande Gabriele, vice capitano. Buonasera. Buonasera. Che lavoro fai, Michi? Lavoro in un supermercato a Mentone. Obiettivo di quest'anno, Michi? Pensare ogni partita, di cercare di vincerle tutte e poi si vedrà cosa a fine anno dove arriviamo. Grande Michele! A questo punto il giocatore spogliatoio, un vero attore con un cuore immenso, il classico giocatore che corre fino alla morte e secondo me qualche metro lo farebbe anche da defunto. Il mito Simone Allegro, detto Pise. Tu come ti chiami? Manuel. Manuel, questa sera giuro, non ti chiedo nessuna invitazione. Cosa? L'ho già detto che... No, assolutamente. Fai nella vita, Pise? Magazziniere, numero uno. Numero uno dei magazzinieri. Niente, poi gioco a calcio. Provo. Provi bene. Obiettivo di quest'anno, Pise? Obiettivo è far bene. Sempre di più migliorarsi, non accontentarsi mai e ovviamente vincere il campionato. Puoi dire una cosa? Il tuo slogan? Il mio slogan è non mollare mai. Grande Pise! Un gradito ritorno, cresciuto nel settore giovanile insieme a mio figlio, Roby Trimboli! Alessio Velo, conosco leggermente tuo papà. Roby, due parole. Niente, lavoro, faccio l'operaio a Monaco e... Sei contento di essere tornato con noi? Sì, molto. Molto contento. Obiettivo di quest'anno, Roby? Niente, far divertire la gente che ci viene a vedere e vincere il campionato, se ci riusciamo. Grande Roby! E in 2001 ha già esordito in prima squadra lo scorso anno, il futuro è tutto suo, Loris Peirano. Tu come ti chiami? Tommaso Nuoro. Grande Tommaso. Loris,
com'è stata l'esperienza dello scorso anno, l'esordio? Bellissimo. All'inizio non mi aspettavo di entrare così presto e in un momento difficile della partita. Però hai visto che hai picchiato come un vecchio, eh? Abbastanza. Obiettivi, Roby? Loris, scusi. Si punta sempre alla vittoria del campionato e imparare dai compagni di reparto più grandi. Bravo, bravo Loris. Grazie ai difensori. Ed ora tocca ai centrocampisti. Andate ragazzi. Ciao. Uno dei nuovi acquisti. Piedi buoni, grande intelligenza tattica e formidabile esperienza. Luca Musumarra. Luca, sei nuovo? Parlaci un po' di te. Difficile sta domanda. Niente, mi trovo bene qua a Ventimiglia, sono contento di essere qua, spero di fare bene. Sicuramente ci darai una mano. Luca, nella vita cosa fai? Io lavoro in Croce Rossa, con le ambulanze. Obiettivo di quest'anno, Luca? Vincere il campionato. Grande! Ricordiamo solo che 2-2001 non ci sono. Ierace, non ricordo il nome di tuo figlio. Di nome? E Scortichini. Allora, un altro prezioso acquisto, giocatore dell'inesauribile forza fisica, Tiberio Giunta. Hai Tiberio. Alessandro. Benvenuto Alessandro. Tiberio. Sì. C'è qualcosa di te? Beh, sono un operaio edile, sono venuto a provare quest'anno questa nuova esperienza, spero di far bene. Sicuramente farei bene, l'obiettivo? Aiutare la squadra e cercare di fare un buon campionato. Bravo Tiberio. Grazie, bravo Tiberio. Ed ora un attimo di attenzione, un po' di suspense per piacere. Adesso tocca al grande, ed ora il capitano, il nostro capitano, granata fin dalla culla, come il suo immenso papà Bruno e il figlio Mattia, Daniele Principato! Campioncino Matti, grande. Dani, tu devi parlare un po' di più, tua moglie e tua figlia. Raccontaci un po', Dani, dai. Cosa devo dire? Non mi ricordo, sarà 25, credo. 25esimo, ragazzi, applauso. E niente, però ogni anno è sempre più bello, anche se si fa sempre più fatica, però dai, va bene così. Sei un grande, Dani. Un aneddoto, una cosina. Spero di finire la stagione, di riuscirci e soprattutto di far bene, perché questi ragazzi sono veramente in gamba. Grande, Dani. Noi abbiamo una squadra giovanissima, quest'anno abbiamo puntato tantissimo sui giovani perché abbiamo un settore giovanile immenso. Grazie a persone come Daniele i nostri ragazzi stanno crescendo, grazie Daniele anche per questo. Grazie, Dani, qua.
estro, fantasia, classe. Qualche volta da piccolo sono andato a prenderla a casa. Il mio pupillo da sempre, Andrea Ala! Ciao, come ti chiami? Simone. Grande Simone. Andrea, due parole solo, lo so. Che lavoro fai? Lavoro nella gioielleria di mia madre. L'obiettivo di quest'anno, Andrea? È quello di divertirci e proviamo a vincere il campionato. Grande Andrea. Sì. Spesso nella botte piccola c'è il vino buono, questa volta il vino è buonissimo. Emanuele Oliveri! Pescatore, grandiore, che sventola, sorriso di sole e sangue. Un altro giovanissimo, dai, nome? Emanuele Oliveri, faccio lo studente e niente, gioco a centrocampo. E cosa, l'obiettivo di quest'anno qual è? Vincere il campionato. Grande Ema! Una gioia per gli occhi, se io fossi un pallone vorrei essere calciato solo da lui. Monfils, Jonathan Cafournel! Come ti chiami? Matteo. Un applauso a Matteo, dai. E a tutti loro, eh. Grandi. John, da quanti anni sei con noi? Quasi 8 anni. Quanto ci fai divertire, John? Ancora. Non lo so, 5-6, vediamo ancora. L'obiettivo di quest'anno, John? Sempre vincere il campionato. Grande John! John, qua. Al Ventimiglia Calcio abbiamo provato che il calcio non è nemico della cultura. E dopo l'avvocato, il dottore. Lo stile fatto persona, calciatore elegantissimo, Chicco all'area! Chicco, ciao, tu come ti chiami? Damiano. Benvenuto Damiano. Chicco, parlaci un po' di te. Vabbè, mi presento, Federico Allaria, sono un podologo, via Anacleto Ugas 326 Valle Crosna. Non stiamo facendo pubblicità. No, giusto, ti togliamo qualcosa lo stipendio, stai tranquillo. Niente. Che non ti diamo, ovviamente. Ambizioni, penso che sia l'obiettivo comune di tutti noi, fare un buon campionato, un ottimo campionato, ci proveremo. Grazie Chicco. Vero gioiello del nostro settore giovanile, grande talento, un sinistro che è poesia, Alfonso Alfo Rea. Tu come ti chiami? Christian. Alfo, un altro gioiellino del settore giovanile. Come avete capito, moltissimi ragazzi sono di Ventimiglia e moltissimi del nostro settore giovanile. Bello, no? Ci sono andato qua, sempre indossato questa maglia, quindi bellissimo. Cosa fai nella vita, Alfo? Adesso mi sono diplomato e inizierò a lavorare. Sarebbe anche ora, eh? Obiettivo di quest'anno, Alfo? Far bene, magari vincere anche il campionato. Grande Alfo, ringraziamo i centrocampisti. E spazio agli attaccanti, grazie. Ora gli attaccanti.
attaccanti. Una vera sorpresa dello scorso anno, una sorpresa della squadra juniores, tra l'altro vincitore del concorso del gol più bello, Emanuele Occhi Pinti. Come ti chiami? Gabriele. Benvenuto Gabriele. Emanuele, questi primi giorni con la prima squadra, come sono? Sono stati belli, è stata una buona preparazione, le amichevoli sono andate bene, purtroppo in Coppa Italia non abbiamo fatto quello che potevamo fare, è andata così. Per adesso, obiettivo di quest'anno Emanuele? È vincere il campionato, come, cioè, come è giusto che sia. Grande, grande. Bravo Gabriele. Talento, forza, fiuto del gol. Il nostro bomber, Cristian Trotti. Let's raise the stars with the earth. Wait, birds and snakes, the airplane. Many bruises, not a grave. I know hurricane, listen to yourself, turn world, such as no needs, come to see your own needs. Ciao, ti chiami? Matteo. Benvenuto Matteo. Bomber, che lavoro fai? Faccio l'impiegato in un supermercato in Francia. Quanti gol ci fai quest'anno? Spero il più possibile. Grande. L'obiettivo, il nostro obiettivo qual è? Piano, a dirlo piano. L'obiettivo è vincere tutte le partite. Grande, grande Cristian. Ancora un gioiellino del settore giovanile. A forza, corsa, un grandissimo cuore, sa giocare per i compagni e fa anche gol. Giorgio Felici! Ti chiami? Samuele. Benvenuto Samuele. Giorgio, tu mi devi dire, lui ha detto che ne fa tanti di gol, tu quanti ne farai? Io glieli faccio fare e ne faccio qualcuno anch'io, dai. Sei un grande Giorgio. L'obiettivo qual è? Vincere il campionato, sempre. Grande Giorgio! Ma da grande tu cosa vuoi fare? Ah, l'avvocato no. Qualcos'altro, ma... Bene. Ha già l'attivo due reti con la maglia da granata. La grande maglia della prima squadra. Dribbling ubriacante, fiuto del gol. Danilo Rea! I wanna get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? One, two, three, four. Get up, get on it. Get up, get on it. Come ti chiami? Sam. Benvenuto. Danilo. Dai. Allora, tocca a te. Sono Danilo Rea e appena finito adesso di studiare troverò un lavoro prima o poi, speriamo. E niente, speriamo di vincere questo campionato e speriamo che sia una buona annata. Allora prometti quanti gol farai quest'anno, dai, davanti a tutti. Speriamo tanti, dai. Ottimo, ottimo. Adesso alcuni juniores aggregati alla prima squadra. Amedeo Gasciarino, Alessio Currò, Simone Saccani, ancora il nostro settore giovanile. Simone. Presentatevi voi, tu? Gabriele. Tommaso. Lorenzo. Grazie. Dai, nome, cognome e obiettivo. Amedeo Gasciarino, l'obiettivo di quest'anno è fare bene e vincere il campionato. Grande Ame. Simone? Simone Saccani, l'obiettivo di quest'anno è fare l'esordio e vincere il campionato. Grande Simo. Oh, Claudio si sta toccando.
Alessio Currò, il mio obiettivo è esordire in prima e vincere il campionato. Grandi, auguriamo a questi ragazzi, come ad altri ragazzi del settore giovanile, di esordire con la maglia granata, con la prestigiosa maglia granata, direi. Grazie ragazzi. Per qualche anno direi che come giocatori siamo abbastanza... Il futuro è nostro. Adesso il nostro grande mister, con un passato da professionista, anche con la maglia della Juve, Giotto Andrea Caverzan. Grande Thomas. Andrea, sono contentissimo innanzitutto che ti sia con noi e grazie a questa persona se il nostro settore giovanile è così forte. Anche grazie a questa persona, insieme a tutti gli altri allenatori, uno staff di grandissimi allenatori, tanti dirigenti, uno per tutti, Rocco, Mimmo, beh ce ne sono troppi, non me li ricorderei tutti. Approfitto per ringraziare Franca e Franco. Andrea, la tua filosofia? No, intanto voglio dire una cosa, ho visto ragazzi scendere con dei ragazzi più giovani che hanno 2 o 3 anni in meno e quindi questo già è un motivo d'orgoglio, un motivo di lavoro anche quello che stiamo facendo da qualche anno che avevamo già fatto prima, quindi c'è poi in prima squadra da trarre nei frutti di questo lavoro che stanno facendo tutti quanti nel settore giovanile. Io ho il compito di così, di avviarli alla loro carriera, speriamo. La tua filosofia, già Andrea? La mia filosofia è quella di ottenere sempre il massimo. Io non sono uno che si accontenta e quindi cerco di puntare sempre all'obiettivo massimo. E quest'anno vedo intorno a noi un po' di sfiducia, un po' per i risultati che sono stati fatti fino adesso, però io sono convinto che questa squadra, questo gruppo di ragazzi stupendi che abbiamo, che sono quasi tutti di Ventimiglia o nelle zone di qua, e sapranno dare il massimo, sapranno così far arrivare allo stadio gente che magari non ci conosce e che ha voglia di vedere una squadra che vince, che si diverte, che fa divertire, quindi questo è il nostro obiettivo principale quest'anno. Chiederei un applauso per sentire ad Andrea che non c'è sfiducia, c'è grandissima fiducia Andrea. Siamo tutti sicuri di un grandissimo campionato, Andrea. Il tuo obiettivo qual è? No, il mio obiettivo è quello di dare un contributo importante per i ragazzi, soprattutto per ognuno di loro, di farli migliorare. Quando si vede alla fine dell'anno che un ragazzo è migliorato e che ha preso qualcosa in più, è un motivo di soddisfazione per me. C'è un obiettivo collettivo poi da raggiungere che è sempre quello, per me è sempre il massimo. Io punto per vincere il campionato, non punto per star lì a, così, a dire facciamo un buon campionato. Grande mister! Ci dobbiamo giocare, partiamo tutti quanti da 0-0, siamo tutti a 0 punti, quindi poi quello che sarà sarà, però l'obiettivo per una squadra e la mentalità deve essere quella. Ogni partita, se si mette una settimana per prepararla, valgono tutte, quindi si possono vincere, si possono perdere, ma la mentalità deve essere quella. Grazie Andrea, grazie, un applauso per Andrea. Adesso lo staff, sì. Massaggiatore Stefano Cavagna, genoano, detto Steve. Secondo allenatore Emanuele Fiore. Benvenuto, benvenuto Mattia. Emma. Grande. Francesco.
Sono Stefano, il massaggiatore del Ventimiglia. Mi fa piacere essere qua a Ventimiglia con tutto lo staff e tutto il gruppo. E niente, speriamo di fare un bel campionato e sicuramente vinceremo. E va. Il preziosissimo Emanuele, direi. Il grande. Grazie. No, come diceva Steve, penso che ci sono tutti i presupposti per far bene. Sta lavorando col mister per cercare di fare il meglio possibile. Le ambizioni sono tante. Grazie, volevo presentarlo da solo ma è già qua. Ertattico, il grande, l'aggregante Fabio Raco, l'uomo della grandissima fiducia. Te la dedichiamo Fabio questo. Lo volevo io. Allora, la devi sentire. La devi sentire. Io sono testardo, c'ho la boccia dura e per natura non abbasso mai lo sguardo, è un'esigenza, perché c'ho una la tua Angela ti guarda da leopardo. Silvestre, io so, ti identifichi? Buonasera a tutti, è il decimo anno di prima squadra e l'entusiasmo è sempre più bello e più gratificante. Speriamo di fare bene e, come dice Enzo, cercare di vincere il campionato. Ti ho presentato a te. Matteo. Grande Matteo. Però potevi dire Angela ti amo. Un attimino, ma presentiamo Enzo Castaldo, il vero aggregante del Ventimiglia Calcio. Tra l'altro sono timido. Grazie. La chiusura, innanzitutto volevo salutare Rocco Ricevuto. Dov'è? Vieni Rocco. Grande Rocco, dai Rocco. No, Rocco, dai. Almeno vengo io. Il nostro vicepresidente. Rocco. Il grande Rocco. Rocco, il nostro obiettivo qual è quest'anno, Rocco? Ma prima di tutto fare bene. Tutti questi giovani, i nostri mister, abbiamo uno staff primo ordine e con la volontà di tutti i genitori del settore giovanile ci arriviamo. Grazie Rocco. Ed ora la chiusura, la grande presidente Vincenzo Savarino, da 30 anni con il Ventimiglia Calcio, primo come direttore sportivo e poi come presidente. Grande Vincenzo Savarino. Voglio ricordare Vincenzo Savarino 40 anni fa è stato il mio allenatore e anche di Guido Felici. Non ci faceva mai giocare, panchinaria vita. Come mai, Enzo? Ah, perché eravate dei bravi ragazzi, quindi scarsi. Il livello era alto e di conseguenza nel calcio normalmente una squadra, diciamo, molto competitiva, che voi facevate parte del gruppo. All'epoca poi c'era solo un cambio, due cambi, era difficile. Adesso giocano tutti. Grazie Enzo, a distanza di 40 anni ci vuoi sempre bene. Come sono cambiati i ragazzi, Enzo? Ma devo dire che negli ultimi anni, non voglio essere critico, però in generale c'è stato, non solo nel nostro sport, nel calcio, ma in tutti i settori sportivi, pallacanestro, eccetera, eccetera, questi sono dati del CONI, c'è sempre un maggiore abbandono dei ragazzi sulle fasce dei 16-18 anni, no? Perché ci sono altre cose, ci sono altre distrazioni. Di conseguenza noi, tra virgolette, siamo abbastanza fortunati che abbiamo un settore giovanile abbastanza importante, della gente che se ne occupa sufficientemente bene, non dico bene perché... Come avete visto lui a complimenti? No, complimenti non è, io sono un po' particolare. Quella sticella alta, Enzo, hai ragione. Cioè i complimenti vanno fatti
solo alle persone che arrivano e partecipano alla vita della società. Quello è già un grande grazie. Grande. Poi continuare a dire sei bravo, sei meno bravo, cioè chi ci mette il tempo, fastidi, denaro e tutto quello che concerne, c'è da dirgli solo che grazie di venire al campo. Ecco. Grazie Enzo. Chi è che ti ha dato più soddisfazione, Enzo, tra i tanti giocatori che hai avuto? Ma è difficile dirlo, perché negli anni, sono passati tanti anni, abbiamo avuto tanti grandi giocatori, ex giocatori, giocatori che hanno giocato in Serie A, in Serie B, eccetera, eccetera. Però vorrei fare un esempio, visto che negli ultimi anni abbiamo impostato la politica dei nostri giovani, dei ragazzi di Ventimiglia, fino a qualche anno fa avevamo parecchi giocatori di Sanremo, di Imperia. Oggi il giocatore che arriva da più distante abita a Camporosso o a Bordighera. Oggi abbiamo su una rosa di 20-22 ragazzi, 20 ragazzi di Ventimiglia. L'esempio quale deve essere? L'esempio deve, senza andare a cercare negli anni indietro, l'esempio è Daniele Principato, da 25 anni che gioca nel Ventimiglia Calcio, e le dico grazie, spero che continui ancora finché ce la fa. Per male che vada, c'è suo figlio che sta crescendo bene. Grazie Presidente. Volevo solo ringraziare anche... Marco Caffarra, vieni. Andrea, perché ti chiamo sempre Marco? Scusa, puoi cambiare il nome Marco, che mi piace di più. E Angelo Gadina, che non vedo. Era qua, i nostri preparatori atletici. I due prof. Sì, ok. Allora, c'è Angelo? Non c'è. Vabbè, Angelo, come se ci fosse, no? Arriva, arriva, arriva. Presidente, io sono quello che fa le cose difficili, faticose, quindi di solito quando vedono me sono preoccupati, però... No, prima di completare volevo ringraziare Enzo, Guido, Andrea, tutti quelli che ci sono, Michela, eccetera, eccetera, che hanno organizzato questa splendida serata. Grazie, ok. Grazie, sono presente qui sono. Buonasera a tutti, grazie di essere venuti qua con gli amici di Ventimiglia Calcio. Stavo parlando con i piccolini e stavo salutando quelli della scuola calcio. Grazie. Allora, tutti i ragazzi giù! Dai, il nostro settore giovanile, la prima squadra, tutti! La nostra filosofia, grandi e piccoli insieme, dal piccolissimo alla prima squadra. Ragazzi, quello è il vostro obiettivo, giratevi! Tutti giù! Tutti giù per la foto, dai, foto, 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 foto! Filmato! Forza Napo! E ora facciamoci un applauso, facciamocelo noi, bravi, bravi! Vorrei ringraziare tutti i commercianti di Rienzo per l'aiuto, grazie. Tra pochi minuti inizierà il concerto dei Nuovi Solidi. Buon divertimento a tutti, grazie per aver partecipato a questa splendida serata. Marco. Dalle scale, usciamo dalle scale.